in blu l'economia a cura di Marco Girardo. Bentrovati, seconda parte del nostro programma. Al microfono c'è sempre Marco Girardo, in regia Daniele Caruso, a curare la parte tecnica di questa puntata. Vi accennavo che avremmo affrontato un tema molto nuovo, molto delicato, e ha a che fare anche con la giustizia sociale, perché pensate, se il ricavato di un immobile venduto all'asta è insufficiente a sanare un debito, l'acquirente della casa provvede a estinguere la parte restante. È un esempio di asta etica immobiliare, un esempio concreto, perché il primo caso si è verificato in Italia, in provincia di Bergamo, a Grassobbio, per la precisione, dove diciamo due titolari di una ditta hanno ottenuto la cancellazione della loro pendenza con Unicredit Bank, e l'hanno fatto grazie all'intervento di Credito Italia, che è un'azienda che offre servizi a utenti che si trovano per diversi motivi nella situazione di avere una casa pignorata o una vendita comunque all'asta. E noi abbiamo deciso di invitare alla nostra trasmissione il fondatore di Credito Italia, Andrea Maurizio Gilardoni. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, bentrovati a voi, grazie per la... sono onorato di essere qua. Allora, senta, io partirei proprio da questo caso concreto. Lei di cosa si è accorto a un certo punto, venendo a conoscenza di questa situazione in cui questi due titolari di un'azienda si trovano in fortissima difficoltà ed erano costretti appunto a vendere la loro casa all'asta? Guardi, noi ci siamo accorti qualche anno fa, in realtà, del fatto che purtroppo le aste immobiliari in Italia, a dispetto di altre nazioni dove invece non funziona così, quando vengono vendute il debito residuo che rimane si chiama tecnicamente esecutato, ma a me piace di più chiamarlo proprietario di casa, rimane a carico della persona. Quindi facciamo un esempio semplice: se Mario dovesse avere un mutuo, ha un mutuo di 100.000 euro e la casa viene venduta a 50.000, che non è un numero a caso perché stiamo parlando della media nazionale delle vendite in asta, che di solito è il 56% in meno del valore dell'immobile, Mario rimane con appunto 50.000 euro di debito, e questo debito rimane, insomma, viene pignorato il quinto dello stipendio, se ci sono garanti vengono pignorate le altre case, eccetera eccetera. E quindi questa situazione, siccome noi facciamo questo tipo di operazioni immobiliari, ci aveva lasciato un po' perplessi, e abbiamo deciso insieme alla nostra organizzazione di capire se potevamo fare qualcosa di diverso, insomma, se potevamo aiutare queste persone invece che profittare semplicemente della situazione. E abbiamo coniato il termine asta etica, che significa che quando compriamo una casa all'asta e la persona che abita all'interno dell'immobile ci dà una mano, perché noi comunque abbiamo un ritorno che è quello della velocità, ok? Nel senso, quando si compra un immobile all'asta, uno dei problemi è che a volte ci vuole anche un anno per riuscire a entrare in possesso dell'immobile. Noi, parlando con il proprietario dell'immobile, diciamo: guarda, aiutaci a entrare in possesso prima e noi poi ti cancelliamo tutto il debito. Adesso c'è un meccanismo importante da capire, perché sennò sembra che siamo dei benefattori senza uno scopo logico. Il meccanismo è questo. Spero di non essere troppo tecnico per chi ci ascolta. No, io la sto seguendo, credo che anche i nostri ascoltatori, perché era proprio questa la domanda: come fate voi poi, diciamo, dovendo onorare questa parte restante, ad avere anche voi il giusto guadagno? Esatto, allora come funziona? I crediti sono, adesso semplifico molto, ma i crediti sono di due tipi: il credito ipotecario, cioè un credito che ha garanzia a un immobile, una casa, per il quale il creditore ha una certa esigenza, nel senso una certa pretesa, perché se sa che ha garanzia un immobile difficilmente ti fa uno sconto importante. E fin qui poi ci sono i crediti chirografari, che sono tutti quei crediti dove non esiste un bene a garanzia, e quindi i creditori, le banche in genere, sono più predisposte a stralciare, si dice proprio tecnicamente così, a prezzi molto più bassi. E quindi con questa logica, una volta che noi abbiamo comprato un immobile all'asta, il credito non è più ipotecario, ma diventa chirografario, cioè il credito residuo. E a quel punto noi, grazie al fatto che abbiamo un ufficio specializzato con negoziatori, avvocati, eccetera, riusciamo a negoziare quei 50.000 che dicevo prima a prezzi molto più bassi, anche a volte al 10%. Quindi noi con 5.000, 7.000, 3.000, 10.000, dipende, adesso faccio numeri simbolici, riusciamo a chiudere un debito di 50.000. Quindi
la persona che ci aiuta, che aveva la casa all'asta, si ritrova azzerato dei debiti che noi riusciamo a pagare in accordo con la banca a un prezzo più basso. Quindi il meccanismo mi sembra chiaro a questo punto e mi fa capire che questo, diciamo, se è stato effettivamente il primo caso in Italia, come assumiamo, in provincia di Bergamo, potrebbe essere evidentemente replicato anche altrove. Assolutamente, assolutamente. Qual è il vantaggio per noi che comunque siamo gli imprenditori che vogliamo comprare e vendere case, ecco, per essere chiari? Il nostro vantaggio è il tempo, perché noi così ci facciamo aiutare dal proprietario di casa, che rimane proprietario finché non ci consegna le chiavi, in poche parole, a magari a sistemare l'immobile, a rimetterlo in vendita, e nel frattempo che aspettiamo il decreto di trasferimento, che è il titolo che ci assegna l'immobile ufficialmente dal tribunale, che ripeto, a volte ci vuole anche un anno per averlo, noi magari abbiamo già fatto i lavori, abbiamo già messo in vendita l'immobile, quando arriva il decreto noi abbiamo già venduto e riusciamo ad accelerare. Come si sa, nel business la velocità è fondamentale, insomma, e lo è sempre di più nel tempo che viviamo, effettivamente. Senta, esatto. Gilodoni, lei queste cose che ci sta raccontando le insegna anche, se non sbaglio, perché lei ha un corso proprio che ha a che fare con i meccanismi che permettono non solo di risolvere, in questo caso in un'ottica di giustizia immobiliare, come raccontavamo, il problema di una casa che va all'asta, ma anche come guadagnare con le case. Esatto, sì. Beh, è diventata un po' una passione. Con mia moglie, tanti anni fa, 15 anni fa, abbiamo iniziato a fare questa attività. Ci siamo resi conto che c'era questo buco, nel senso che le persone compravano ma non erano molto interessate a chi abitava all'interno, e noi, avendo due figli, insomma, era qualcosa che mi lasciava sempre con la mare in bocca, e quindi compravamo solo case o libere o dove potevamo parlare con le persone che avevano la casa e capire se avevano già trovato una soluzione. E quindi con questa voglia di diffondere questo nuovo nostro modo di pensare alle case, all'immobiliare, che è più, sì, si guadagna, però cerchiamo di farlo con più consapevolezza, capendo quali sono i problemi degli altri, rendiamolo più sostenibile questo business. È stata un po' questa l'idea con mia moglie, poi alla fine, insomma, abbiamo deciso, di spinti anche un po' da amici che ci conoscevano, a iniziare a fare questi seminari dal vivo dove spieghiamo come affrontiamo e approcciamo il settore immobiliare, dove spieghiamo come fare le astetiche, le rinunce agli atti, che è una tecnica ancora un po' più sofisticata, ma che riesce addirittura a bloccare le aste immobiliari, quindi senza andare a comprare all'asta ma fermando l'asta immobiliare o l'acquisto del credito. E voi ne avete avuto di seguito, perché a quanto mi risulta ci sono più di 6.000 partecipanti all'attivo, diciamo, a questi vostri corsi, seminari, sì, che ti permettono di conoscere anche effettivamente delle tecniche proprio che rientrano nelle possibilità delle diverse persone, ma che non sono conosciute se non dagli specialisti come siete voi. Lei, tra l'altro, è un imprenditore da questo punto di vista vulcanico, perché non si è fermato a fondare Credito Italia, ma ha creato una piattaforma correlata che, se non sbaglio, compiuto poco fa un anno, esatto, di crowdfunding immobiliare. Di questo parleremo con Andrea Maurizio Girardoni. Andrea Maurizio Girardoni ha un approccio molto particolare al mercato immobiliare, in un'ottica che lui stesso ha definito, e ci sentiamo di condividere questa definizione, sostenibile, perché è sempre stato un mercato molto selvaggio quello del mattone. Inserire degli elementi di sostenibilità in questo mercato è un'impresa meritoria. Rientra in questo progetto, in questo programma, e possiamo definire anche in questa visione di Gilardoni, la creazione di una piattaforma di lending, crowdfunding immobiliare, che si chiama Rendimento Etico. Gilardoni, di che si tratta in questo caso? Allora, si tratta di una piattaforma online molto semplice di investimenti, praticamente, dove le persone possono registrarsi e investire, cioè far lavorare il proprio denaro all'interno delle operazioni immobiliari della nostra community, perché come dicevamo prima, abbiamo fatto questi seminari, molte persone si sono appassionate al nostro modo di guardare il mercato immobiliare, e uno dei problemi di questo settore, insomma, di chi vuole iniziare questo mercato, è il denaro, nel senso, per comprare e vendere una casa mi servono i soldi, questo è ovvio. Noi, con mia moglie, all'inizio avevamo degli investitori immobiliari, quindi come tutti, credo, tutti quelli che iniziano questa carriera partono o che hanno dei loro capitali, ma molto spesso fanno dei club deal con delle persone che investono nella loro cerchia ristretta. Oggi, grazie alla tecnologia, si può proporre la tecnologia dei regolamenti normativi che sono cambiati a fine del 2018, si possono proporre queste opportunità anche online, quindi uno, come per esempio, può comprare
un'azione online adesso può partecipare anche da 500 euro a un'opportunità immobiliare. Abbiamo deciso di chiamarla rendimento etico perché lo scopo di questa piattaforma è creare l'opportunità agli investitori di investire con i nostri operatori del settore, perché ci sono due figure macro, cioè chi fa l'operazione, quindi l'operatore o l'imprenditore, chiamiamolo come vogliamo, e di solito chi mette i soldi, quindi l'investitore. Grazie a questa piattaforma oggi si può fare l'investitore anche da soli 500 euro e la cosa positiva è che lo si può fare aiutando le famiglie, perché la maggior parte, non tutte, ma la maggior parte delle operazioni sono di persone che avevano la casa all'asta, la cui asta è stata bloccata, o magari l'asta etica dove abbiamo risolto tutti i problemi del debito. Io immagino che in questo periodo anche nel mercato immobiliare siano sentiti gli effetti del lockdown che ha paralizzato buona parte dell'economia per quasi 2 mesi, poi siamo ripartiti, però ci aspetta anche un periodo molto difficile davanti a noi. Immagino che voi, essendo come Credito Italia, insomma, un'agenzia che è specializzata nella risoluzione del problema del debito bancario per chi si trova nella di avere una casa pignorata e dicendo, penso che in questo periodo abbiate ricevuto diverse richieste d'aiuto, ce lo conferma Gilardoni? Lo confermo, purtroppo sono aumentate esponenzialmente. I dati ufficiali, comunque, a prescindere dalla nostra realtà, sono che per i creditori c'è stato un mancato incasso di circa 12 miliardi di euro. Una cifra impressionante. Ricordiamoci che le aste non sono ancora partite al 100% e probabilmente ripartiranno a ottobre, forse, quindi hanno avuto veramente un brusco calo. E oltre a questo, che è il mancato incasso dei creditori delle banche, che un cittadino può anche dire chi se ne frega, perdonatemi la parola, la verità purtroppo è che si stima che ci saranno già oltre 100 miliardi di crediti deteriorati o NPL, per semplificare molto, case che andranno all'asta nei prossimi anni a causa di questo Covid, a causa di questo blocco. E consideriamo che il mercato prima del lockdown aveva circa 200-250 miliardi di euro di crediti deteriorati, solo per questi 2 mesi di stop si parla di un 100 miliardi più, quasi un terzo, un terzo in più di mercato. Quindi purtroppo questo significa che molte persone faranno fatica a pagare il mutuo e che purtroppo arriveranno a aumentare queste case in asta. Quello che noi facciamo. Siamo contenti di diffondere anche la vostra attività, la vostra iniziativa, ma mi verrebbe da dire la vostra idea e visione per inserire un elemento di sostenibilità e di eticità nel mercato immobiliare. Siamo contenti di diffonderla soprattutto in questo periodo, perché se non sbaglio voi non vi rivolgete solo al mercato residenziale, ma anche, che ne so, piccoli bar, ristoranti, via dicendo. Sì, sì, capita anche spesso di avere a che fare con commerciale, quindi albergatori, ristoratori, uffici, persone che hanno mutui, che fanno fatica a pagare, e sì, ci sta anche quello, assolutamente sì. Dal vostro punto di vista quindi sarà un periodo molto intenso, cioè dovrete far fronte a diverse richieste, immagino. Voi operate in tutta Italia o solo in determinate aree geografiche? Noi operiamo in tutta Italia, abbiamo affiliati in tutte le regioni d'Italia, quindi siamo molto più presenti nel centro-nord, ma perché c'è molta più popolazione e molta più attività, ma siamo ovviamente in tutta Italia, sì, assolutamente. E poi, scusi, mi verrebbe da dire che la piattaforma rendimento etico, essendo appunto una piattaforma digitale, quella è ovunque, non solo in Italia, quella ma è ovunque nella rete. Diciamo che il mercato si divide in vari attori, che sono l'imprenditore, come dicevo prima, l'investitore e chi vende la casa, perché deve venderla, quindi attraverso l'asta. E gli investitori sono a livello nazionale, ma un po' tutte e tre le figure sono a livello nazionale, assolutamente. Senta, siccome lei appunto non si ferma mai, perché ha creato appunto Credito Italia, poi ha messo insieme questo rendimento etico, poi fa i corsi di formazione, i seminari per insegnare queste tecniche e meccanismi nel mercato immobiliare, non è che ha in serbo qualche nuova idea per il futuro? Ci sono in serbo nuove idee, stiamo sviluppando con degli istituti di credito delle collaborazioni per concludere i cantieri e quindi andare ad aiutare tutti quei costruttori che purtroppo sono rimasti incagliati nel mercato. In Italia ci sono veramente tantissimi cantieri e imprenditori edili che per un motivo o per l'altro hanno cominciato magari delle bellissime opere, ma sono stati bloccati dalla
banca o da situazioni spesso terze, quindi neanche di loro responsabilità diretta. E grazie a quello che stiamo costruendo con il nostro team stiamo andando ad aiutare molti di queste realtà, quindi a evitare che ci siano palazzine abbandonate magari in centro delle città, dei paesi, eccetera, a concludere i cantieri e coinvolgendo gli imprenditori stessi che magari avevano dovuto lasciare il cantiere all'80%, quindi ci stiamo focalizzando anche su questo adesso. Torno a dove eravamo partiti all'inizio, all'inizio, cioè in quel di Grassobbio, provincia di Bergamo, e quei due titolari dell'azienda che hanno potuto in qualche modo, grazie al vostro intervento, all'intervento di Credito Italia, sono riusciti a sistemare, a saldare il loro debito per la vendita della loro casa in asta immobiliare, questo sì. Meccanismo di asta etica immobiliare. Lei li ha conosciuti poi direttamente questi due imprenditori? Allora, queste due persone personalmente no, sono stati due affiliati di Credito Italia che hanno gestito la pratica e quindi non ho avuto ancora il piacere, so che li devo incontrare alla fine dell'estate perché voglio conoscerli. Ieri per esempio abbiamo incontrato invece un'altra famiglia di Firenze, in centro Firenze, che erano praticamente disperati, sono da 16 anni in causa con alcune legali, commercialisti, insomma, e si sono visti mettere la casa in asta nel 2014. Quindi la cosa che più mi preme dire a volte, no, come questa famiglia che abbiamo incontrato ieri, è che sono 16 anni che lottano contro magari una causa giusta o ingiusta che sia, e dal 2014 si trovano con i CTU, le persone che vanno a vedere l'immobile in asta, e hanno questo senso di non so cosa accadrà. Fortunatamente sono entrati in contatto con noi 3 mesi fa e adesso al 27 di luglio chiudiamo la procedura dopo 16 anni in soli 3 mesi, quindi perché noi arriviamo e compriamo la casa e risolviamo i debiti risolviamo i problemi pagando i debiti con le persone coinvolte. E ho proprio visto ieri che sono stato a casa di questi signori un respiro di sollievo, come dire basta, finalmente è finito questa dopo 16 anni, immagino che sia un sospiro di sollievo enorme. Girardoni, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per la sua avventura imprenditoriale, a lei e a sua moglie a questo punto. Grazie mille davvero dell'intervista e a presto.